Salve, bentornati in un nuovo video ragazzi. Oggi parliamo di Theo Ostigard, ragazzi, nuovo giocatore nel mirino del Napoli. Anzi, più che nel mirino, attualmente direi che il Napoli gli ha già sparato un bel colpo, perché effettivamente, ragazzi, il giocatore è quasi preso. Stiamo parlando di un giocatore di proprietà del Brighton che ha giocato nel Genoa per gran parte di questa stagione. Difensore, ragazzi, veramente un bel fisico. Devo essere sincero, lo invidio, vorrei il suo fisico. Però, detto ciò, tralasciando questo momento di coinvolgimento erotico che sto avendo, vorrei parlare del giocatore a livello economico. Un giocatore veramente che per i costi che ha, parliamo di un milioncino di stipendio, un acquisto davvero basso, non si parla di cifre mastodontiche, è un quarto difensore, quindi non è assolutamente un gran colpo, però è un colpo necessario, ragazzi, perché si parla di vendita di Koulibaly. Tuan Zebe se ne deve andare perché era un prestito secco. Jesus e Rahmani, quindi con Koulibaly che attualmente non si sa se se ne va o no, penso di no, spero di no. Anche perché si sta parlando della partita di ripartita di Mertens, quindi Mertens che se ne dovrebbe andare perché non vuole più rinnovare, non si sta capendo niente. Se parte Mertens, un perno serve e Koulibaly verrà blindato, quindi Ostigard sarebbe il quarto difensore. Ma ragazzi, che difensore è? Ve l'ho detto prima, c'è un fisico della Madonna, è un armadio, ragazzi. È un armadio. Io voglio solo farvi notare però questa foto in cui strangola un giocatore della Roma, non mi ricordo chi, e niente, se tu mi fai queste cose in campo, però ecco, evitiamo, signor Ostigard. Detto ciò, Theo Ostigard, Leo Ostigard, anzi, gran fisico, grande atleticità, gran tutto, ottimo come quarto difensore. È un difensore ignorante, è un difensore che spazza, è un difensore che ci vuole. Io, se il Napoli sta giocando, mi si rompe qualcuno e deve entrare questo, so che non vedrò le entrate più eleganti del mondo, so che potrebbe essere espulso dopo 2 minuti, ma so per certo che il difensore, scusate, che l'attaccante non passa con Ostigard. Quindi, ottimo, 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 ottimo. Secondo me le grandi squadre devono fare questo. Il Napoli ora, io lo vedo, il Napoli che si sta proiettando verso la riserva. Cioè il Napoli adesso sta di dicendo prima mettiamo le riserve, e poi mettiamo i titolari. Questa cosa mi sta piacendo perché se tu mi metti i titolari e sbagli i titolari, dopo puoi mettere anche le migliori riserve. Ma hai sbagliato. Il Napoli adesso deve mettere le riserve e lo sta facendo con Kvaratskhelia, lo sta facendo con Olivera, che in realtà sarà un titolare ma alternabile, lo sta facendo con questo qui. E poi si andranno a fare i colpi grossi. Ma il Napoli, per me, se parte dalle riserve, adesso tutti diranno: ma che cazzo è chi? Anzi, mi devo mettere gli occhiali da Saputello. Aspettate, ma che cazzo è chi? Ma chi lo conosce sto Ostigard? Ma chi lo conosce sto Kvaratskhelia? Mia, come cazzo si chiama? Ma chi lo conosce sto Olivera? Cacchè, l'attore beautiful. Il Napoli sta agendo bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.